Oggi è una giornata particolare per il Prato. Festeggiamo due eventi incredibili: la pubblicazione del calendario 2016 e questa stupenda mostra di quadri alle nostre spalle che hanno donato i pittori livornesi. Il Prato è una struttura comunale, è una palestra sportiva dove fanno sport degli atleti particolari. Sono iscritti all'associazione sportiva handicappati e hanno un piccolo problema, che il tetto di questa palestra sta franando. E da gennaio un gruppo di volontari si sono lanciati in un'impresa folle di arrivare a Natale a regalargli il tetto della palestra. Questo è il nostro sogno del cassetto. Adesso siamo a metà percorso, abbiamo raccolto 25.000 euro e da qui a Natale ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo. Un oggetto su cui contiamo moltissimo, che ha lasciato insonne per tante notti la nostra Roberta Diciotti, è il calendario 2016 che ora vi presenterà. Vieni Roberta. Allora, questo è il calendario e ci sono le foto di tutti i ragazzi, foto che abbiamo fatto sia in palestra sia in una giornata speciale a cui io ho avuto l'onore di partecipare, che sono le Special Olympic di Rosignano. E sono stata con i ragazzi tutto il giorno e stando con loro è stata veramente un'emozione. E abbiamo appunto, i ragazzi hanno partecipato alle gare, sono state preparate dall'insegnante Cristina Caluri e hanno portato a casa addirittura due medaglie d'oro e una medaglia d'argento. E il calendario quindi rappresenta i ragazzi e quello che sta facendo l'associazione, l'ASCIA, per la mobilità dei ragazzi disabili. Ma questo patino rosso cos'è, Roberta? Quel patino rosso è una storia particolare, perché quando siamo partiti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare eventi per raccogliere fondi. Uno di questi eventi è stata la casetta di Babbo Natale, cioè abbiamo addobbato la stanza che avevamo recuperato dal degrado dopo l'imbiancatura, dopo averla ripulita da tutti i rifiuti che c'erano dentro, dopo aver potato il parco eccetera. Abbiamo anche trovato un patino nel parco e con questo patino uno scenografo che ha fatto tutto il recupero, ha fatto una scenografia con il Babbo Natale e le renne con materiale riciclato, e il patino era la slitta di Babbo Natale appunto. Bene, bellissimo questo calendario. Ma i quadri dietro? I quadri dietro, parliamo un attimo con il presidente di Toscana Art, Biagio Chiesi, che ci presenta appunto questo evento di stasera. Grazie, sono molto felice di essere qui questa sera e di essere stato coinvolto a questa bellissima manifestazione, appunto a questa mostra di beneficenza, che tutto il ricavato andrà appunto a sostenere il tetto della palestra. Abbiamo invitato diversi pittori livornesi, di cui molti fanno parte della nostra associazione. Quindi noi avevamo paura che non arrivassero quadri e ne sono arrivati quanti? 32 pittori livornesi che donano le sue opere per rifare il tetto della palestra. È uno di quei successi che questa nostra impresa sta realizzando. Sì, veramente sono contento questa sera
e penso che la cosa non finisce qui. Molto probabilmente a dicembre verrà fatta un'altra nuova manifestazione presso il tetto del Prato. Beh. Spero che ci saranno ancora più adesioni. Ringrazio il presidente Giuseppe Pera, ringrazio Roberta Diciotti, ringrazio tutti quelli che fanno parte di questo gruppo. Ora passo la parola al mio vicepresidente Claudio Calvetti. Sì, facendo seguito a quello che ha già detto Biagio, non posso che anch'io che complimentarmi con questa iniziativa e essere appunto contento di aver partecipato e di aver visto una così larga partecipazione anche di molti membri di Toscana Arte. Speriamo che questo nostro sforzo possa servire davvero a completare questa palestra per dei ragazzi che ne hanno bisogno e ci rende veramente contenti di poter partecipare. Grazie. Grazie a voi e a tutte queste solidarietà che stiamo avendo da tanti settori della realtà livornese. Rammento solo qualcosa di più significativo: abbiamo avuto Lamberto Giannini con il teatro, la Rita Bacchelli con la musica lirica, pittori, scenografi, cantanti, musicisti che allietano sempre le nostre serate. Insomma, è un continuo avere. Beh, però c'ho Roberta qui che mi vuole per forza finire questa intervista e io la richiamo, perché con questo sorriso chi può meglio di lei chiudere questa serata. Grazie a tutti. Tieni, Roberta. No, scusate, è che ci stavamo tutti dimenticando di Kira Bartoli, cioè il Mario Bartoli con Kira. Stanno vendendo il libro Dopo di te lei, che Mario Bartoli ha scritto insomma dopo la morte del figlio, e per tutti i donatori di organi che ci sono in Italia. Comunque il ricavato delle copie vendute Mario Bartoli lo devolve al Prato, quindi un grazie di cuore a Mario e Kira. Non dimentichiamoci per i 25 secondi. Sì, lanciamo il prossimo evento, che sarà come sempre ormai gli eventi del Prato, noi li chiamiamo eccezionali. Abbiamo i Garibaldi Bros che vengono a cantare da noi. L'ultima volta che si sono esibiti a Livorno hanno fatto 7.000 persone in piazza del Logo Pio. Speriamo di averne magari 700, ci accontentiamo. Bene, 25 settembre vi aspettiamo, Viale Carducci 31, il Prato.